Amiche, amici, buonasera e benvenuti a questo appuntamento con Quo Vadis, una puntata speciale, lo vedete dal titolo, bloccati in India per il Covid, una coppia toscana di Campi Bisenzio e la signora Simonetta e il signor Enzo che si erano recati in quel paese alla fine di aprile per adottare una bambina di 2 anni, purtroppo la signora ha contratto il virus ed è bloccata in India e non riescono a tornare in Italia. È un caso che è diventato nazionale e a questo proposito lo stiamo seguendo da molti giorni anche nei nostri telegiornali. Dedichiamo questa puntata proprio a loro e alla loro sofferenza. Abbiamo allestito due collegamenti per quanto riguarda questa trasmissione. Il primo ve li presento subito, grazie alla grande collaborazione del nostro regista Massimo Brigato. Il primo collegamento è con Nuova Delhi, dove c'è la signora Simonetta Filippini. Buonasera, signora Simonetta. Buonasera a lei, buonasera. Benissimo, la sentiamo forte e chiaro. Buonasera anche al dottor Federico Gelli, in diretta dall'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, presidente di Italia in Salute. Buonasera, dottore, grazie. Buonasera, grazie a voi. Allora, se lei è d'accordo, Gelli, partiamo subito con la signora Simonetta e le chiediamo, siccome abbiamo avuto e riceviamo molte notizie, qual è la situazione? Come sta, signora? Allora, purtroppo la mia polmonite bilaterale è peggiorata, sono dovuta entrare in una struttura ospedaliera per l'ossigenazione, però qui non sono strutture consone, è da oggi che non ricevo terapie, non ricevo ossigeno, non ricevo niente, è una situazione veramente tragica. Senta signora, dal Covid Hotel dove viene tenuta in isolamento è stata trasferita all'ospedale? Sì, sono stata trasferita in ospedale, però purtroppo sono ospedali veramente non raccontabili, ecco, e purtroppo qui non hanno neanche la possibilità di curarci in modo congruo. Per questo le richiedevo all'Italia di tornare in Italia, anche oggi stesso, appunto, ripeto, sono senza terapia, senza ossigeno, senza niente. Allora io la E metto chissà subito col Covid anche un giorno in più. in contatto con il dottor Federico Gelli. Gelli, prego. La ringrazio. Signora. Prego, prego, signora, prego. Mi dica. Buonasera, mi scusi, l'avevo Buonasera a persa. lei. Niente, Come si sente, signora? sono qua con una broncopolmonite. Mi sente? Sì, la sento perfettamente. Bene, sono qua con la bronca bilaterale da Covid e niente, avrei bisogno di antibiotici, cortisonici, avrei bisogno di ossigeno, però purtroppo in questi ospedali non c'è la possibilità ora di essere curato, non ci sono Ma niente. e quindi lei, signora, non sta facendo nessun tipo di terapia? Allora, me l'avevano iniziata però oggi è venuto il medico e dice ho bisogno urgente di cortisone, di calciparina, ossigeno. E finora ancora da stamani non ho ricevuto niente di tutto questo. Senta, signor. Immagino che, Prego, Federico, immagino prego. che la situazione sia particolarmente critica per la carenza anche di farmaci disponibili. Quindi io credo che signora bisognerà fare tutti gli sforzi perché lei nei tempi più brevi possibile possa rientrare in Italia per un'adeguata terapia, un adeguato sostegno. Sì. Anche la struttura igienico-sanitaria veramente non ha i minimi di più. Posso immaginarlo. E qui io perché ti devo allo Stato di aiutarci a rientrare, perché qui non ci sono presupposti di curarti, assolutamente. E la polmonite bilaterale sta andando avanti. Sì.
È un po' il quadro, signore, di tutte le persone che vengono colpite dal Covid, che presentano una sintomatologia. L'interessamento del polmone è purtroppo una cosa che avviene nella stragrande maggioranza di tutti i pazienti. Quindi è chiaro che deve essere coadiuvata la sua assistenza con dei farmaci appropriati, anche se lei sa benissimo che non Adeguati, esiste una terapia per certo. il Covid, però innanzitutto l'ossigeno, ecco, questo è il primo elemento dell'assistenza. Poi ovviamente l'utilizzo di antinfiammatori, di cortisonici, soprattutto per ridurre la tempesta citochinica, cioè la reazione immunitaria del nostro organismo. Questi sono, diciamo, e poi ovviamente anche gli anticoagulanti, perché purtroppo abbiamo visto che in alcune condizioni, in alcune fasi, potrebbe dare problemi da questo punto di vista, e quindi l'eccessiva risposta immunitaria potrebbe, flogistica e infiammatoria potrebbero determinare dei trombi. Quindi queste sono ovviamente le terapie che vengono somministrate ormai in tutto il mondo. In alcuni casi si somministrano anche gli antivirali, però quelle che le dicevo prima sono ovviamente i più importanti. Quindi una copertura antibiotica, un Certo, ma antinfiammatorio e un cortisonico, insomma. certo. Diciamo che mi hanno trovato anche il divimero a 600, per cui ne avrei veramente bisogno. E Sì, certo. sono qui in attesa che mi riportino in Italia in tutti i modi, perché non c'è altra soluzione. Signora Io Simonetta, credo. sì, mi Prego, prego. volevo inserire giustamente perché il dialogo deve essere fra voi, perché la situazione deve essere monitorata attraverso le persone che stanno in prima linea. Le chiedo, in questo momento, suo marito e la bambina dove si trovano? Si trovano in un albergo perché loro stanno benissimo. Ecco, e ha avuto possibilità, o perlomeno ha possibilità di dialogare con loro? Vi sentite? Suo marito è venuto a trovarla? No, da quando. No, assolutamente. Comunque da quando sono qui è impossibile perché non ho neanche le cose minime da dire. Da ricaricare il telefono, per cui, Beh, certo. perché purtroppo qui non ci sono. È un ospedale da campo nostro, è tutta un'altra cosa. Dall'Italia non ci si rende conto Certo, che cosa è certo. qui. Senta, È per quello che, insomma. a questo proposito, noi stiamo vedendo delle immagini agghiaccianti dall'India. Si vedono scene incredibili, morti per le strade, cadaveri bruciati. Lei lo ha anche raccontato ai colleghi di alcuni giornali in questi giorni. Ha visto delle scene incredibili, è così, signora? Sì, anche peggio di quelle dei giornali, anche peggio di quelle. Qui l'India è un paese che non ce la fa, non ce la fa da sola. E ha bisogno di grossi aiuti, ma è proprio tutta la situazione igienico-sanitaria che è un problema qua. Ecco, stiamo vedendo fra l'altro proprio immagini terribili dalle agenzie internazionali che ci arrivano in diretta con scene di cadaveri bruciati, eccetera. È una cosa veramente incredibile. Io poi do subito la parola a Gelli per capire anche che cosa si può fare. Ecco, ma ricordiamo, signora Simonetta, che voi siete andati in India per andare ad adottare una bambina e certamente magari per cercare di portarla Sì. via da questa morte, eh? Allora, diciamo che noi quando siamo partiti eravamo totalmente inconsapevoli della faccenda, perché quando siamo partiti ancora in Italia si parlava che l'India stava andando bene e nessuno ci ha avvertito. Noi abbiamo scaricato anche l'app che ci ha dato la Farnesina, dove ci diceva che potevamo partire tranquillamente. Certo. E abbiamo saputo una volta arrivati di questa situazione, non era da farci partire così, non era da farci partire. Senta, le ha chiamato il presidente della regione, vero, in queste ore, Eugenio Giani?
Sì, è vero, è stato carinissimo e sta spendendosi molto per darci una mano. Purtroppo i tempi sono troppo lunghi per quello che ci possiamo permettere di salute. Noi ovviamente stiamo facendo il possibile per non, diciamo, per muovere le acque, come lei si starà accorgendo. Richiamo in causa Federico Gelli. Che cosa si può fare allora, Gelli? Come possiamo intervenire? Beh, il problema è come accelerare i tempi per il ritorno, rientro in patria della coppia di Enzo e di Simonette, della bimba. Questo di per sé non è assolutamente un problema organizzare il rientro di una persona Covid positiva. Noi lo facciamo quotidianamente. Ci sono le cosiddette barelle di biocontenimento, che Ecco, sono barelle che vengono. tranquillizziamo la signora Simonetta per capire la Sì, ma procedura. assolutamente, sono barelle dove è possibile, come facciamo il trasporto quotidiano nei nostri mezzi di soccorso di pazienti che sappiamo essere positivi per evitare che possano in qualche modo contagiare l'ambiente circostante o altri passeggeri, è possibile tranquillamente in questa barella di biocontenimento trasportare qualunque persona affetta di qualunque tipo di malattia infettiva, compreso ovviamente il Covid. Quindi da questo punto di vista problemi di natura tecnica sanitaria non ce ne sono. Si tratta soprattutto di insistere con la Farnesina che organizzi un volo straordinario, speciale, magari un volo dell'esercito, che sono abituati, hanno queste attrezzature, hanno Certo, queste modalità di queste prelievo in attrezzature, sì. tante altre situazioni lo hanno fatto perché questa cosa avvenga in tempi rapidi. Ora, la situazione della signora, non precipiterà dall'oggi al domani, però è evidente che, un'adeguata assistenza medica e terapeutica è fondamentale nei prossimi giorni, non nelle prossime settimane, nei Certo. prossimi giorni. Questo è l'appello che possiamo fare a chi ci ascolta, alle istituzioni, a chi è in grado di poter prendere una decisione. Ecco, se Simonetta le rubiamo soltanto un altro paio di minuti, sto sentendo che lei sta tossendo e quindi non la vogliamo stancare. In questo momento almeno l'ossigeno gliel'hanno, diciamo, è dotata di ossigeno in questo momento? No, 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 assolutamente no, niente di niente. E quindi insomma La saturazione a 88 88. credo di averne bisogno. So cosa Sì, vuol direi dire. proprio di sì, signora. Con un tasso di saturazione del genere c'è bisogno ovviamente di aiutare la respirazione con l'ossigeno. Il dottor Gelli mi conosce, sa che con 88 ci sono passato anch'io e non si può respirare Esatto. e si fa molta difficoltà. È una saturazione troppo bassa. Signora Esatto. Simonetta, io la ringrazio moltissimo di questo nostro contributo. Sappia che qui, Grazie a lei, grazie al dottore. sappia che qui noi lavoriamo per voi, o perlomeno tentiamo di lavorare per voi. Grazie Grazie. Per qualunque cosa, di signora, si cuore, faccia grazie. viva, non si Buonasera, preoccupi. grazie. Se ha bisogno di una consulenza telefonica, purtroppo solo telefonica, perché da distanza non possiamo mandarle né Certo. farmaci né ossigeno, ma per poterla incoraggiare, aiutare, questo sicuramente noi siamo, io, il mio ospedale, l'azienda sanitaria è a sua totale disposizione. Speriamo che in tempi brevissimi possono veramente organizzare questo rientro, perché ci rendiamo conto che la situazione in India è insostenibile sotto tutti i punti di vista. Bene, bene, La signora ringrazio Simoni. veramente tanto. Grazie mille. Signora, faremo nelle prossime ore, io le girerò il contatto con il dottor Federico Gelli per qualsiasi cosa, lui ha sentito e è a disposizione. Bene, la ringrazio e la saluto. In bocca al lupo se posso dire questo, signora, tanti cari Grazie. auguri, veramente, forza, forza e Arrivederci, coraggio. signora. Allora, questo era il. Grazie. Grazie e arrivederci. Allora, questo era il collegamento che abbiamo perfezionato con l'India. Avete sentito? Abbiamo 20 secondi prima del break, ma con Gelli torniamo anche se lui è d'accordo perché dobbiamo fare un po' un'analisi della situazione. Ecco, mi dice ok.
La signora, insomma, è un po' in sofferenza, abbiamo sentito dal punto di vista respiratorio. Che dice il medico? Purtroppo questo è il classico quadro che evolve si spera in questa fase, in questa situazione, ancora possa rimanere, diciamo, compatibile, con, le difficoltà del caso, ma possa rimanere compatibile, nei prossimi giorni, sia dal punto di vista respiratorio e delle varie funzionalità. È chiaro che non sappiamo quale possa essere l'evoluzione perché pensabile, che sia, la variante indiana, appunto, che noi non Certo. conosciamo, ma sappiamo essere, una forma particolarmente aggressiva, molto di più della forma, diciamo, Ecco, mi ha originale, anticipato, sì, mi ha e che è quella anticipato. che hai contratto tu, Vittorio, tanto per capirci, Esatto. e che comunque, dipende molto dalla individualità, dalla soggettività. In alcuni pazienti questo quadro di polmonite tende a risolversi, in altri no. Il livello di saturazione è un po' preoccupante, ecco, Ecco, questo lo posso dire. 88 da persona profana come me, che non può scontrarsi ovviamente né confrontarsi con voi, mi sembra molto basso. Ecco. Sì. Gelli, una cortesia, piccolo break pubblicitario, poi torniamo in diretta Prego. con voi dall'ospedale di Santa Maria Nuova, fra poco. Cambio di stagione. Abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Per questo c'è Sustainium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina per avere il massimo dell'energia. Sustainium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Eccoci tornati in studio a Quo Vadis, un'edizione, come avete visto e seguito nella prima parte speciale, perché ci siamo collegati con l'India, con Simonetta Filippini, questa nostra connazionale di Campi Bisenzio, che ha contratto il virus proprio lì in questi giorni ed è ricoverata all'ospedale, ha una broncopolmonite piuttosto importante, 88 di saturazione. Siamo ancora collegati con Federico Gelli, al quale chiedo subito che cosa sta succedendo in India, perché quando dicevamo poco fa abbiamo visto immagini, scene incredibili. Che cosa sta succedendo? C'è un sistema sanitario che latita? Sottovalutazione del pericolo e del rischio che il governo indiano ha avuto in questi mesi, pensando addirittura di essere uscito indenne della pandemia con la prima ondata pandemica. Come abbiamo visto nel nostro paese e in tutto il mondo, che colpisce duramente la seconda, la terza ondata pandemica, per cui le loro iniziative, i loro assembramenti di massa di natura religiosa, eccetera, uno stretto contatto tra migliaia e migliaia di persone ha favorito una diffusione incredibile.
non hanno un sistema sanitario pubblico. Questo è il dato veramente preoccupante: 1,5 miliardi di cittadini che non hanno nessun tipo di copertura sanitaria, non esiste un ospedale pubblico, sostanzialmente non esistono ospedali pubblici, e quindi solo i ricchi, solo quelli che si possono permettere di pagare l'assistenza, possono provare ad avere una risposta, ma come potete vedere dalle immagini che state mandando è una cosa difficilissima, perché sono moltissimi e la rete e la distribuzione dei presidi sanitari sul territorio è praticamente totalmente insufficiente, e quelle poche strutture sanitarie che ci sono non presentano assolutamente nessun tipo di standard di sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario, dal punto della qualità delle cure, dell'insufficienza dei medici e dei sanitari impegnati. Fra l'altro anche i roghi che noi vediamo, che servono per, sì, nella loro tradizione, incenerire i cadaveri, in alcune condizioni, come vedete da alcune immagini, vengono fatti in condizioni di protezione, ma nella stragrande maggioranza vengono fatti in condizioni quasi pressoché a mani nude, con le mascherine portate sotto il naso. Quindi vi potete immaginare come le situazioni possono a loro volta diffondere il virus nella circolazione, negli ambienti limitrofi. Quindi insomma è una situazione veramente un'odissea, una vera e propria odissea tremenda. Io credo che non c'è ricordo nella storia recente di un dramma come quello che stiamo vedendo in India, e mi chiedo che cosa stia succedendo in altre parti della terra, a partire dall'Africa, dove forse non c'è nemmeno questa attenzione mediatica che abbiamo in India. Ecco, questo è il quadro della situazione. Tra l'altro giungono notizie anche che addirittura manca la legna da tagliare nei boschi, sì, per ardere i cadaveri lungo le strade, lungo i centri abitati, quindi una situazione da peste medievale, insomma. Ecco. Il paradosso è che l'India è uno dei principali produttori di vaccini al mondo, e le dinamiche del mercato globale e del attività di lucro commerciale di queste multinazionali non guardano in faccia a nessuno, e queste multinazionali che ormai hanno un gruppo limitato di, che ormai abbiamo imparato a conoscere perché tutti agogniamo il vaccino, giocano ovviamente al rialzo dei costi, dei prezzi, e siamo in una situazione allucinante. Un grave errore che ha commesso, Vittorio, l'Unione Europea è stato quella di non finanziare, di non sostenere la ricerca, di non avere l'esclusività per una serie di vaccini prodotti nel nostro continente. Abbiamo un vaccino che è quello di AstraZeneca, che è stato demolito, guarda caso, era anche quello che costava meno, 1,50 euro, a fronte degli altri vaccini che costano più di 10 euro, ma non abbiamo iniziato a produrre vaccini nel nostro paese. I vaccini devono essere in qualche modo il frutto del lavoro, della ricerca, messo a disposizione gratuitamente di tutto il mondo, di tutta la collettività. Noi non possiamo pensare che il problema si risolva, Vittorio, se ci vacciniamo in Italia, quando il virus continua a circolare in interi continenti, compreso quello indiano, perché il virus ritornerà variato, con tutte le mutazioni del caso, e ritornerà nuovamente aggressivo anche se noi abbiamo fatto il vaccino, perché i nostri vaccini è probabile che nel frattempo, nell'arco magari di un anno, non sono più efficaci per quel ceppo di virus che è andato cambiando. Molto chiaro, molto chiaro. Se le multinazionali non riescono a capire questo da una parte, e i governi del mondo, compreso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non capisce questo, vuol dire che siamo alla fine dell'umanità, scusate in maniera molto, molto perentoria, ma bisogna fare un grido d'allarme, perché altrimenti, forte e grande, perché se no altrimenti veramente non usciamo da questa pandemia. Abbiamo visto un altro aspetto particolarmente delicato, fra l'altro la signora Simonetta ce lo ha detto nella prima parte, abbiamo visto delle file interminabili in mezzo alla strada di bombole dell'ossigeno, perché l'ossigeno, Gelli me lo conferma, si compra al mercato nero, è vero? In India? Così dicono, perché chiaramente non esistendo un sistema di infrastrutture sanitarie moderne dove
dove, come ben sappiamo, una qualunque testata di un qualunque letto di uno dei nostri ospedali ha la dotazione dell'ossigeno, in quei presidi sanitari a malapena c'è un giaciglio, c'è un letto e un comodino, per cui l'ossigeno viene fornito con le bombole, come si faceva nel dopoguerra da noi. E chiaramente la disponibilità di queste bombole, che poi devono essere ricaricate, insomma, è ovviamente tutto veramente precario, pericoloso, eccetera. Ricordiamo. E mi immagino che in una situazione del genere, dove non c'è un sistema sanitario pubblico che garantisca l'assistenza a queste persone, ci siano gli speculatori che vendono al mercato nero le bombole di ossigeno. Allora, abbiamo pochi istanti, soltanto per ricordare che, diciamo, dal punto di vista della situazione, cosa possiamo fare non solo per la signora Simonetta, per suo marito Enzo, per la piccola bambina che ha appena 2 anni, ma ci risulta dalle agenzie che ci siano circa 70 italiani sparsi in un così ampio territorio qual è l'India, che dobbiamo cercare in qualche modo di rintracciare, recuperare e poi trasportare, farli ritornare in Italia. Qui adesso perciò, Gelli, non c'è soltanto un problema sanitario, ma dobbiamo anche fare la voce grossa dal punto di vista politico, è così? Ma non c'è dubbio, il nostro paese ha fatto migliaia di missioni di aiuto nei nostri connazionali sparsi per il mondo in situazioni altrettanto gravi e complicate. Abbiamo visto tante volte anche esponenti politici accompagnare questi voli o accogliere questi connazionali che rientrano dopo un rapimento, dopo una disgrazia o un qualunque altro tipo di incidente che possa capitare a ciascuno di noi, purtroppo, quando uno viaggia per il mondo. In questa situazione si tratta di organizzare, ma hanno tutti gli strumenti, attraverso l'aeronautica militare, attraverso la Farnesina, una missione che possa prevedere anche dei sanitari che con gli strumenti idonei adeguati, senza nessun problema, compreso le barelle che prima vi dicevano, possono permettere di far rientrare sia la signora che è positiva, e tutelando se stessa e tutelando ovviamente gli altri membri dell'equipaggio, così come è possibile trasportare i suoi, cioè, il suo marito e la bambina senza nessun tipo di problema. Però la cosa va fatta in tempi rapidi, perché purtroppo l'evoluzione di questa malattia, come si diceva prima, nella stragrande maggioranza dei casi è verso un peggioramento, per cui se la persona non viene aiutata nel momento dell'acuzie, poi diventa non c'è complicato e poi dopo. E poi sto per dire una banalità che per voi operatori lo è, e cioè il fatto che voli di linea non si possono assolutamente nemmeno considerare. Quindi la carta importante, la carta vincente per riportare questa signora in Italia deve essere assolutamente un volo di Stato. È vero? Non c'è dubbio, ma lo ripeto, l'aeronautica militare, io insegno alla LUIS Risk Management, abbiamo con l'aeronautica militare simulato centinaia di volte, fatte simulazioni sia con la Marina militare che con l'aeronautica militare, situazioni che si definiscono NBCRE, nucleare, biologico, chimico, radioattivo ed esplosivo, cioè tutte quelle condizioni in cui c'è necessità di isolare una paziente, può essere chimica, che può essere un gas, batteriologica, certo. Batteriologiche, eccetera, eccetera, come purtroppo siamo abituati a vedere nella storia recente dell'umanità, ci sono anche le armi batteriologiche, esatto, per poter difendere le persone e poterle trasportare in maniera corretta e in piena sicurezza. Questo è possibile, è possibilissimo, è una questione di volontà a questo punto. Faccio un'ultima domanda, perché mi è venuto in mente una cosa quando parlavamo dello scenario indiano, no? Di questa pandemia che improvvisamente è riesplosa in modo esponenziale. Quanto può aver inciso allora, Gelli, per esempio, che 2 settimane, 3 settimane fa almeno 600 milioni di persone, di indiani, hanno fatto il classico tuffo sul Gange, che è una festa religiosa della religione induista? È influenzato tantissimo, come purtroppo, anche se in proporzioni ovviamente molto diverse,
devo dire che io sono molto preoccupato per quello che è successo in Piazza Duomo a Milano per 30.000 persone dell'Inter. 30.000 persone sono una fonte pericolosissima di diffusione del virus, dove ci sono assembramenti di massa di queste dimensioni. La diffusione del virus lo abbiamo già visto anche nella storia della prima ondata pandemica. L'abbiamo visto durante l'estate. Esattamente. E quindi è evidente che quel popolo, quel paese abituato anche dal punto di vista religioso e culturale a non avere certamente il distanziamento interpersonale come siamo attenti nei nostri paesi occidentali, espone ad un rischio spaventoso. Poi vorrei anche vedere quante mascherine hanno, la disponibilità, le modalità con le quali le usano, e poi aggiungiamo a questo gli aspetti igienico-sanitari. Noi parliamo di igienizzazione, di lavaggio frequente delle mani. Vi immaginate, l'abbiamo visto nei filmati, delle scene incredibili. Esattamente, un livello di igienico-sanitario elevato tale che impedisca? Assolutamente no, basta vedere le immagini che arrivano in tutto il mondo. Quindi la situazione è veramente drammatica, ma lo ripeto Vittorio, il problema non è indiano. Qui vediamo fra l'altro persone anche civili, esatto, che fanno con le barelle, che stanno in mezzo alla strada. Scene incredibili, esatto. Incredibili. Guardate queste immagini, questi ragazzi che sono con la tuta e accanto ci sono persone che portano la mascherina, ma sono mascherine chirurgiche che non hanno una capacità di difesa e di filtraggio importante di fronte ad una salma colpita da Covid a poche decine di metri di distanza. Insomma, è una situazione veramente drammatica. Che spero che l'intera umanità se ne renda conto. Cioè. Se ne renda conto. Grazie a Federico Gelli anche per la cortesia e la pazienza, perché abbiamo dedicato molto spazio a questa sorta di speciale Quo Vadis con la situazione in India. Buon lavoro Gelli, grazie. Grazie anche a voi, alla prossima. Grazie al dottor Federico Gelli, presidente di Italia in Salute. Noi ci fermiamo qua, grazie anche ai colleghi che hanno collaborato per questa trasmissione e alla regia di Massimo Brigato. Lo Quo Vadis si aggiorna insieme a voi, sperando, e ne siamo certi, di buone notizie la prossima settimana.